Avete presente quei dungeon che vi ricordano assurdamente un film? Ecco, a me ricorda questo. Begin laser ignition sequence. Begin laser ignition! Bentornati qui su Gaming Galaxy, il vostro portale di intrattenimento per news, build e guide dei vostri giochi preferiti. Io vi ricordo sempre di iscrivervi al canale e se non l'avete già fatto, cliccate sulla campanellina per rimanere sempre aggiornati sui nostri video. Vi ricordo inoltre che noi personalmente siamo sul server di Brittia, un server molto tranquillo e beato. Okay. Se siete di Viola e volete far parte di una gilda, noi siamo sempre disponibili. Ma iniziamo, quindi attivate la Zeroni! Ora, questo bellissimo dungeon, che è il secondo che voi incontrerete, ha dei carini jumping puzzle. Niente di particolare, si fa tutto tramite i laseroni, quindi bisogna stare attenti ai laser che se vi shottano è impossibile anche lessarvi, ma comunque sia, quello è. Ora, come funziona il tutto? La prima parte, quella che state vedendo, è abbastanza semplice, dovete semplicemente andare avanti, quindi niente di particolare, e arrivare fino al portone, quindi ai primi laser che incontrerete. Dovete stare attenti soprattutto agli arcieri, perché in questo dungeon gli arcieri sono devastanti, sono veramente veramente forti, e soprattutto mireranno particolarmente a tutti gli healer. E quindi di conseguenza gli healer o comunque chi sta a distanza deve stare attento principalmente agli arcieri. E l'altra cosa su cui stare attenti sono i maghi, perché i maghi a quanto pare in questo dungeon sono veramente assurdi, fanno delle magie mostruose e se voi ovviamente non siete di livello più alto del dungeon, ma siete diciamo tra il 30 e il 40esimo livello, vi fanno veramente terribilmente male. Quindi, questo dungeon come funziona? È strutturato praticamente in corridoi di pietra molto lunghi e stretti, quindi niente di particolare, cercate di tenere il party unito e proseguite. Quando starete per arrivare alla prima porta, quindi al primo spawn, primo respawn che vi potrete sbloccare, troverete uno dei micro boss, okay, del gioco, quindi uno degli elite più grossi che è Centimas. Non è tanto complicato da uccidere, sinceramente lo si può tranquillamente buggare, è un boss che lo chiamo io Salterino, quindi è un boss con le doppie lame, se non ricordo male. Comunque, sconfitto lui, arriverete a una porta ed entrerete in una bellissima stanza. In questa stanza ci saranno dei mob da uccidere, abbastanza semplice, niente di complicato. E sulla destra ci sarà un laser dove potrete passare, tra le altre, mettendovi accovacciati e passandoci sotto, dove si potrà minare. E voi invece dovrete andare a sinistra, dove per passare sotto i laser dovrete chiaramente coricarvi, se no verrete shottati e lì ci sarà il primo spawn. Oh, benissimo. Adesso inizia la fase un po' più complicata. Quindi i lateroni che vedete, ci sono, se non sbaglio, due o tre laser che vanno su e giù in mezzo ai mob. Quindi vi consiglio io semplicemente di attirare i mob prima di fare il laser, perché il laser veramente è un one tap, quindi non c'è modo di scamparla, ok? E una volta sconfitti i mobettini, si arriverà finalmente al primo jumping puzzle. Ed eccoci al jumping puzzle. Come si fa? Come funziona? Arriverete in una stanza, dovrete andare tutti a sinistra e saltare giù dalla rampa di legno, poi andare sulla destra e stare attenti al laser che va su e giù. È abbastanza semplice, si passa tranquillamente sotto. Poi ci sarà un laser che va su e giù, anche questo si può o aspettare che il laser torni di sopra, oppure passare sulla sinistra dietro dietro l'obelisco. Bisognerà salire sulla destra. Una volta saliti sulla destra ci sarà un altro laser che va su e giù. Potete passare sulla destra, c'è una viuzzola che vi porta in alto. Una volta arrivati in alto, seguite la strada sulla sinistra e vi porta davanti alla porta. Per però passare questa bellissima zona, dovrete proseguire sempre sulla sinistra, andare a prendere il bellissimo bastone di Azoth per bloccare i lazeroni.
quindi potrete bloccare i laser, ok? E una volta bloccati i laser potrete passare alla stanza successiva. Non è difficile, non è complicato, si può andare avanti, bisogna solo stare attenti ai laser e non morire come ho fatto io. Terza zona, si inizia con un doppio laser che va su e giù con in mezzo dei mob. State molto attenti perché i laser cambiano di velocità, quindi dovete stare alquanto attenti a passarci sotto e non fare come il sottoscritto che ci muore costantemente. Ancora non ho imparato dopo averlo fatto 20 volte, comunque una volta fatti questi e fatti i mob si arriva in uno stanzone con un doppio boss. Doppio boss di cui uno un mago e uno è un salterino, anche lui con la lancia, quindi uccidete prima sempre il mago e poi uccidete il secondo. Ricordatevi sempre che potete tranquillamente fare prima gli arcieri, poi il mago boss e poi tutti gli altri. Ricordatevi, se avete preso la quest dal cane, di prendere le ossa che droppano questi boss e quello precedente nella stanza prima, quindi anche loro droppano le ossa. E una volta superati questi si risaliranno le scale con altri mob, si arriverà in un altro corridoio con altri mob, con di fronte un'altra porta, e una volta passata ci sarà un altro respawn, quindi lì potrete tranquillamente stare al sicuro. Step 4, non è complicato, è solo una rottura di scatole perché ci sono, diciamo, un po' troppi maghi, un po' troppi arcieri, ma è praticamente un corridoio lungo che si è obbligati a seguire perché ci sono i laser tutt'attorno che non si possono ignorare, quindi bisogna semplicemente andare dritto, salire le scale, girare intorno all'obelisco centrale, scendere le scale, uccidere altri mob e arrivare di fronte a un'altra bellissima porta. Allora, quinta parte, qui inizia il complicato. Allora, seguitemi, per fare più la svelta dovete fare così. Entrate nell'anticamera, quella sarà il portone dove dovrete tornare perché lì dietro c'è il boss, che è, credo, il più semplice dei dungeon di questo mondo. Ora, uccidete i mob che ci sono nell'anticamera, girate a destra, aprite la porta, c'è un corridoio, tutti gli healer, tutti i maghi, tutti i DPS a distanza stanno sopra le scale, mentre tutti gli altri scendono giù, attirano tutti i mob e li uccidete. Andate dritto, arrivate in uno stanzone, continuate a uccidere la bomba finché non arrivate in una stanza con due boss, due mini boss. Dovete uccidere prima sempre Phrebas, quello con il bastone da mago, perché primo è un mago e seconda continua a spawnare i mob. Quindi o si uccide, si targeta lui, si uccide solo lui. Quindi una volta ucciso lui, si possono pensare all'altro boss, che è un salterino anche quello, e una volta ucciso l'altro boss, si uccidono tutti i minion di attorno. Si prende il bastone dell'Azoth e si passa dai primi tre laserini.
Una volta passati i tre laserini, quindi uccisi i due mini boss, si prosegue continuando nella nostra carneficina di scheletri, si salgono delle scale, si prende un respawn anche lì, e una volta che si è arrivati al respawn, salendo delle scale ci si trova in una sottospecie di piazza. Questo diciamo è uno dei punti, credo sia il punto più difficile del dungeon, perché gli altri non lo sono e ve lo posso garantire. Dopo che lo fate la prima volta e voi state vedendo la prima run registrata, praticamente non si muore più e chi muore è scemo, ok? Questo è il punto più difficile, perché in questa stanza, in pratica, i mob continuano a respawnare per colpa del boss che c'è all'interno. Il boss che c'è all'interno è un mago, fa dei danni osceni e o il party si focussa su di lui e lo uccide, o questa stanza si riempie di scheletri. Scheletri tra le altre di alto livello, tra arcieri e comunque lancieri, diventa veramente complicato. Quindi tutti, ripeto tutti, devono continuare ad attaccare il boss. Bisogna stare attenti a due cose. Prima alle bolle che il boss spara, perché sono veramente delle bolle, e in secondo luogo il boss stunna. Una volta stunnati vi piazza le pozze di vuoto sotto il culo e morite costantemente. Quindi cercate di avere un buon healer che focussa e un buon tank che si tiene l'aggro del boss addosso, e poi tutti addosso lo si uccide. Una volta uccisi c'è la cassa e si prosegue nella follia della corsa, perché in pratica tra poco bisognerà solo ed esclusivamente correre al boss finale. Ma andiamo per gradi. Come avete visto, il combattimento che ve l'ho lasciato vedere, il combattimento contro il mostro più difficile, si prende la cassa, si fanno i quattro mob del cavolo sotto, si prende il bastone di Azoth per bloccare i tre laser, non lo si butta via. Una volta preso il bastone di Azoth, semplicemente bisogna salire le scale sulla sinistra, bloccare i tre laser, bloccare il flusso, quell'azzurro che vedete in alto a sinistra, che parte da praticamente l'altare di luce che c'era davanti al boss precedente in piazza, quello difficile, quello complicato, bloccar lì, scendere le scale, andare a sinistra, uccidere Santarion, che è praticamente il boss con le doppie lame, prendere la chiave nel suo forziere, e poi da lì in pratica bisogna tornare in piazza dove c'era il boss mago precedente, andare all'altare che c'è lì dietro, che praticamente è un altare con dell'acqua per benedire la chiave, e poi bisogna solo ed esclusivamente correre. Guardate il video, non è così complicato.
E una volta che si corre, bisogna praticamente arrivare al boss. Quindi vedete il video, ve lo lascio in abbastanza velocità, ma comunque si dovrebbe capire. È un gattolone. Mi sei un gattolo? Un gattolo gattolone. Un gattolo gattolone. Quindi Run Baby Run, ok, si parte con la chiave, si va a destra, si torna praticamente rifacendo la strada al contrario di dove ovviamente si è arrivati, quindi si scende le scale della piazzettina, si risalgono le scale della piazzettina e appena risalite queste le prime scale bisogna andare a destra per benedire la chiave dove c'è quell'obelisco con le due strisce azzurre. Lì si benedice la chiave, ovviamente basta che soltanto uno del party, io non l'ho fatto ma c'era un altro del party, e semplicemente si deve correre. Non attaccate i mob, non serve assolutamente niente, correte e basta. Veramente è una cosa stupida. Arrivati all'anticamera si uccidono quattro mobettini maledetti e si entra nel boss. Ora, come funziona il boss? Il boss funziona in due fasi, è un'armatura magica ed è veramente semplice da fare. Non ci vuole uno studio, è veramente una stronzata, come si dice da altre parti e non dalle mie, ma comunque sia, è veramente una stronzata. Quindi adesso ve lo spiego con molta molta calma. Ora, nella prima fase il boss semplicemente attaccherà come fa un mob normalissimo, col suo bellissimo spadone, quindi semplicemente bisogna picchiarlo, ok? E i DPS a distanza e l'healer devono semplicemente stare attenti che a un certo punto il boss lancerà un osso che fa spawnare tre mob, ok? E i DPS e l'healer dovranno semplicemente distruggere l'osso. Una volta distrutto l'osso, i mobettini arriveranno dove c'è il boss e verranno picchiati nella massa. Quindi questa è la prima fase. Veramente una stupidata, non so che altro dovervi dire. Non è così complicato, guardate. Fase 2 ancora più semplice, veramente ancora più semplice. Il boss cambierà totalmente tattica, quindi a un certo punto inizierà, si ricostruirà praticamente da zero, si riprenderà tutta la vita e in questo momento tutto il party deve riunirsi sotto di lui perché il boss semplicemente salterà su e giù come un cretino facendo delle onde d'urto che tra l'altro praticamente non fanno danno. Quindi salterà su e giù facendo le onde d'urto finché non si stancherà e lancerà a questo punto tre ossa. Quando vengono lanciate le tre ossa si farmano le tre ossa velocemente, quindi si distruggono le tre ossa velocemente e si ritorna tutti sotto il boss. Si torna tutti sotto il boss per il semplice motivo che se uno è distante da lui, il boss continuerà a saltare su quello più distante e quindi non sarà praticamente colpibile perché lui salta. Dovete stare attenti al fischio, perché quando lui salterà farà una sottospecie di fischio. Quando sentite il fischio basterà schivare per evitare tutti i danni. Quindi è veramente una cavolata. Verrà giù agilmente, basta veramente una pozza di un healer sotto e giù a botte totali e plausibilmente riuscirete a farlo in men che non si dica senza che lui praticamente riesca a spawnare per la terza volta i suoi mobettini.
Vi ricordo, come ho detto prima, le ossa che lancia nella seconda fase sono 3, quindi spawnerà in totale 9 mob, ma sono veramente facili da distruggere e quindi potete focussarli in un secondo, distruggere le 3 ossa e rimettervi sotto il boss e picchiarlo. Bene, spero di esservi stato utile, non è così complicato, spero di avervi dato qualche dritta per farlo più velocemente. È il dungeon di, praticamente il secondo dungeon che voi farete a livello 30-35, se non ci siete ancora arrivati. È comunque ispirato, è bello perché ci sono alcuni jumping puzzle, quindi ci sono i laser. Diciamo che non è niente male come ispirazione, ce ne sono di più belli. Ma comunque, questo era il secondo dungeon, io spero di esservi stato utile e noi ci rivediamo con il prossimo video. GG a tutti quanti.